Buongiorno a tutti, stiamo lasciando l'agriturismo La Ferrera, stiamo andando a fare l'anello del Monte Navegna, ci vediamo una volta in cima. Eccoci arrivati in vetta al Monte Navegna, però credo di essere andati un po' troppo veloci, torniamo giù e ricominciamo. Buongiorno a tutti, giorno 4 sul cammino del salto, oggi andremo a fare la tappa facoltativa che è l'anello del Monte Navegna. Ci vediamo lungo il percorso. Andremo lassù. Continuando sulla strada a destra dell'agriturismo, abbiamo ripercorso i passi di ieri e siamo di nuovo sotto la cascata vista ieri. Dietro è la strada asfaltata, l'abbiamo lasciata, adesso stiamo entrando nel sentiero percorso in discesa ieri da Valle Cupola. Ovviamente dobbiamo proseguire qui e poi più avanti all'incrocio, invece di girare a destra per Valle Cupola, continueremo dritti fino ad arrivare al Monte Navegna. Dopo poco più di 2 km in salita, arrivando da qui, si raggiunge l'incrocio che abbiamo percorso ieri, quella è la strada che porta a Valle Cupola. Noi invece oggi proseguiremo di qua, dove è Fabrizio, in salita. Dopo 3,8 km dalla partenza, si arriva in questo spiazzo. Io non so se riuscite a vedere il corrimano e le scale, dobbiamo salire lì e arrivare in vetta al Monte Navegna. Eccoci arrivati alla base del Monte Navegna, quella è l'indicazione del CAI che ci dice di proseguire lungo la scalinata lì. È presente un punto brace e un punto acqua. Adesso, dopo un'ora di cammino, abbiamo raggiunto questo posto, piccola pausetta e ripartiamo. Dopo una breve sosta qui alla fonte sotto il Monte Navegna, iniziamo la salita. Lì vedete i ragazzi che iniziano 1 ora e 40 di là. Stiamo salendo questi gradoni, alle nostre spalle potete vedere Valle Cupola e lì ci sono i ragazzi che salgono. Grazie alle scarpe anche Salomon, fantastiche, ottime. Eccoci sulla vetta del Monte Navegna, nella Gore-Tex Experience sul cammino del Salto, lì Lago del Turano. Alle nostre spalle quello del salto, adesso scendiamo e andiamo a fare la meritata pausa pranzo.
siamo scesi da lì sopra, siamo entrati in questo bosco dove abbiamo pranzato, adesso proseguiamo sul sentiero, in testa il buon Madranga, adesso scendiamo giù, giriamo lì dietro e torniamo a Varco Sabino. Di ritorno dal Monte Navegna arriveremo da questa strada. Questo è l'incrocio dove domani proseguiremo di là in direzione di Ospanesco. Adesso scendiamo e andiamo a Varco Sabino, dove è iniziata questa quarta tappa e dove terminerà. Ecco davanti a noi Varco Sabino. Abbiamo finito l'anello. Abbiamo appena concluso la quarta tappa del Cammino del Salto. Siamo di nuovo all'Agriturismo La Ferrera e ci vediamo domani per una nuova avventura, ragazzi, per la quinta tappa del Cammino del Salto.